Pizza Show Perrella 2021, Mario Ferrara, benvenuto. Buonasera. Allora, qual è la pizzeria che rappresenti, Mario, e dove il si trova? Ad Avellino. Il Gusto ad Avellino. Il Gusto ad Avellino. Benissimo. Qual è la farina che utilizzate nella vostra pizzeria? Molino Vigevano. Perché hai scelto questa farina? Perché è una delle migliori per me. Benissimo, e questo ci fa piacere. Sei convinto della tua scelta e penso che siano convinti anche i tuoi clienti che ti vengono a trovare. Sicuramente. Assolutamente. Allora, se gentilmente ci dici qual è la pizza che porti a Pizza Show. Allora, la pizza di stasera si chiama Alchimia Viola. Com'è fatta? È fatta con un cornicione ripieno di ricotta di bufala, una vellutata di patata viola e poi dopo ci viene le chips di patate gialle e una fonduta di grana parmigiano reggiano 36 mesi. Buonissima! Non vedo l'ora di assaggiarla. Allora ti chiedo gentilmente di farcela vedere davanti a noi in modo che la possiamo vedere realizzata. Grazie. Va bene. Allora, iniziamo con il panetto, lo andiamo a stendere. Quant'è l'idratazione di questo panetto che tu questo fai? Questo è un 75% di idratazione. Perfetto. Allora, andiamo a stenderla in modo che possiamo poi condirla nella migliore modo dei modi. Allora, che cosa ci mettiamo? Allora, adesso andiamo a farci il cornicione. Perfetto. Con una ricotta di bufala. Allora, abbiamo messo la ricotta. Adesso andiamo a chiudere il cornicione. Il cornicione. Volevo ringraziare anche Roberto Miele, che è il nostro fornaio di eccezione e di eccellenza, d'eccellenza, che darà supporto praticamente a Mario Ferrara. Dico di eccezione perché in genere lui fa il pizzaiolo, quindi ha in questa veste per noi in questo momento è facendo. Allora, andiamo a richiudere il cornicione in modo che poi diventi così ripieno di ricotta. Che cosa aggiungiamo? Adesso ci aggiungiamo una vellutata di patata viola. Perfetto. Quindi una pizza coloratissima. Sì. Molto colorata. Con il cornicione a sorpresa. Benissimo. Abbiamo altre cose da aggiungere? Andiamo ad aggiungere il fior di latte di Agerola. Benissimo, allora aggiungiamo il fior di latte di Agerola. E siamo pronti per il forno. Benissimo, allora andiamo in forno. Stendiamo la pizza sulla pala. E la inforniamo. Ok, allora attendiamo di vedere che veramente la pizza incominci praticamente a trasformarsi da semplice impasto in pizza. Io ne approfitto per chiedere praticamente a Mario da quanto tempo è aperta questa pizzeria. La pizzeria è aperta da 4 anni. Benissimo, circa. Perfetto. E all'interno del tuo menù di queste pizze particolari ce ne sono tante? Ce ne sono abbastanza. Benissimo. Noi facciamo una suddivisione di pizze in gourmet, tradizionali, il gusto, che sarebbero le stagionali perché usiamo solo prodotti di stagione. Stagione. E poi c'è il classico menù, la margherita, la marinara, la capricciosa e tutte le cose. Perfettamente, quindi vi attenete molto al meccanismo delle stagioni. Sì, e ai prodotti di territorio, insomma, che fanno parte. Sì, assolutamente. Perfettamente. E chiaramente attingete anche dagli artigiani del gusto di Perrella, che sono tutte eccellenze, lo dico perché sono io il selezionatore e ci tengo a fare un po' di pubblicità. Va bene, allora un'altra cosa che ti volevo dire, oltre a questo discorso praticamente della diciamo eccellenza dei prodotti, come viene accolta questa pizza dei vostri clienti? È una pizza questo è un cult della pizzeria, quindi è una delle più richieste. Ah, benissimo. E la cosa più importante è che abbraccia una fascia, diciamo, sia giovane che medio-alta, quindi piace un po' a tutti.
Perfetto, ed è sicuramente così, perché visto che ha tutti questi colori, questo cornicione ripieno, il cornicione ripieno piace molto ai giovani perché amano un po' le pizze un po' più particolari, insomma, sì, così, rispetto a chi è un po' più anziano che preferisce quelle più normali, più classiche. Sì, sì, sì. Ecco, quindi abbiamo questa capacità di dargli qualcosa di differente su quello che è il meccanismo della pizza, ed è importante. Certo. Vabbè, noi aspettiamo che chiaramente la pizza vada cotta, in questo caso se il cornicione di pieno deve avere un po' più di tempo, si cuoce un po' più lentamente, perfettamente, però va fatto con attenzione, perché sennò gli potrebbe risultare poi cruda nel cornicione e cambiare poi il meccanismo. Quindi vedo che la stiamo cuocendo proprio bene 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 come va fatto, ed è un bene che sia così nella realtà, insomma. Sì, su questa situazione. Da quanti anni fai il pizzaiolo? Io sono 16 anni che faccio questo. Da molto tempo. Sei partito come pizzaiolo o hai iniziato? Sono partito come fornaio. Ah, in realtà, ecco, una volta si partiva a fare cartoni, giusto Roberto? Ecco. E quindi poi... No, le chiedo sempre perché prima ne parlavamo proprio con Roberto, e quindi stavamo dicendo che prende oggi il fornaro sta diventando sempre più una figura difficile da trovare. Sì. Voi perché... Prima si partiva dal fornaio, invece adesso... Certo. La gavetta. Quindi è importantissimo invece rivalutare tutte quelle che sono le figure professionali che ci sono nella pizzeria e che vanno prese in considerazione per portare avanti un discorso di serietà, perché poi si diventa pizzaioli, si studia perché è necessario studiare, oggi gli impasti sono particolari. Eccola, la pizza è pronta, molto molto colorata. Adesso dobbiamo aggiungere qualche altra cosa, dicevi? Lì dove sei? Allora, adesso ci andiamo ad aggiungere le chips di patata gialla. Benissimo. Così diamo anche un grado di croccantezza molto spinta. Sì. Alla pizza. Ok. Per ultimare una fonduta di grana di parmigiano reggiano 36. Benissimo. Non ti preoccupare, che succede sempre, non è un problema. Però mi sta diventando un problema. Eccoci qui. Perfetto, cosa dobbiamo aggiungere in più? Mettiamo una fogliolina di basilico. Un po' di basilico. Perfetto, e infine il filo d'olio. Perfetto, penso che sia quello davanti a te. La pizza è pronta, perfetta. Allora, noi ce l'andremo a gustare. La pizza è bellissima, ce l'andiamo a gustare, molto colorata. Nel frattempo, però, per chiudere questo nostro appuntamento, io direi di avere un giusto abbinamento con la birra. Quindi inviterei Giovanni Nocera, beer specialist di Perrilla, con l'abbinamento giusto per questa pizza. Per questa pizza, Peppe, ho selezionato una birra del birrificio Fratelli Perrella, una Fravolt tripla, un'alta fermentazione, prodotto con mix di malti diversi e una diversa qualità di lucro, che si sposa alla grande con questa splendida pizza. Perfetto, allora l'abbinamento ce l'abbiamo, la pizza anche, non resta che provarla e assaggiarla. Io ti ringrazio per essere stato con noi e mi auguro di rivederti l'anno prossimo per il nuovo Pizza Show Perrella 2022. Grazie. Grazie a voi.